Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo in Lorenz. Ehi, che robe? Oggi siamo qua con una nuova Battle of Precon. Usiamo due dei mazzi commander più Gettonati. gettonati di quest'anno. A destra io userò Punizione Eterna, capitanato dal buon vecchio Valgavot, straziatore di anime. Costa 4, 4-4 volante, Egida paga 2 vite. Ogni volta un avversario perde punti vita per la prima volta durante ogni suo turno, metti un +1/+1 su Valgavot e peschi una carta. Quindi Rakdos. Molto molto cattivo, mentre che Robby utilizzerà schiere di scoiattoli con nocciola della Floradica, sempre costo 4, però stavolta Golgari, è un 3-5 con tappa, paga 2 punti vita, tappa X pedine stappate che controlli, aggiungi X mana in qualsiasi combinazione di colori. Sono svantaggiato, cacchio. Quindi Perché? tappo, pago punti vita nel mio turno. Cioè, se lo faccio nel mio È turno, vero, avvantaggio il non ci tuo abbiamo comandante. pensato, non ci abbiamo Ah! pensato molto bene, in realtà me l'ero studiata prima per ottenere un Dannato! vantaggio. Dannato! E poi all'inizio della tua sottofase finale crea una pedina che è una copia di una pedina avversario che controlli, se quella pedina è uno scoiattolo, crea invece due pedine che sono sue copie. Molto bene. Si lanciano i dadi! Il dado in questo caso. 19. Però. Inizierò io, sì, hai provato, Provate ad avvicinarmi, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ci sta, ci sta. Io ci provo, al massimo mi arrendo. Massimo, ti arrendi. Vado, gioco una terra foresta, tappo 1, gioco il talento del buongustaio. Durante il mio turno gli artefatti che controllo sono cibi aggiunti ai loro altri tipi, hanno tappo 2 se fai questo artefatto, guadagni 3 vite e basta. Quando lo salirà di classe farà altro. Palude della sanguinante tappata, passo. Ok, stappo, pesco. Non è una terra, che sfiga. Gioco una terra che dice tappo aggiungi un colore, oppure tappo aggiungi nero o verde, ti va solo se controlli una palude. Non ho una palude, quindi tappo 2, gioco questo artefatto. Che ho già preso +1/+1, per ogni creatore di controllo con forza costituzione base 1. Ogni volta che un precedente autoporato scheletro di controllo entra, puoi assegnare la spada di defia a quella creatura con 0 di passo. Stappo, hanno capito tutto però. Sì, bisogna essere veloci. Molto veloci. Se non pesco una terra nera, ho perso. Torre di comando, passo. Ok, hai vinto. Ah beh. Quando gli stesi danno. Ah, tappa aggiungi nero o verde, gli esseri di danno ti infliggono un danno. Ah, Painland. questa ti farà triggerare il comandante. Painland. E non potevo pescare una terra normale, no, assolutamente no. Va bene, iniziamo col botto. Tappo 3, gioco il Capotana riverito. Non pago per il nero. Quando entra metto un segno +1/+1 su di esso, per ogni altro scoiattolo cibo che controllo. Sono cibi, quindi questo è un cibo in aggiunta, quindi prende un +1/+1. Ogni volta un altro scoiattolo cibo che controlli entra, metto un segno +1/+1 su. Ok, quindi quando entrano altri scoiattoli o cibi si potenzia comunque. Quindi la posso assegnare a quella creatura lì. Ma sì, io l'assegno, cioè travolgere. Prendi +1/+1 per ogni creatura di controllo con forza costituzione base 1. Beh, lui ha forza base 1. Quindi si becca un +1/+1. Però non può attaccare. Passo. Allora, vediamo. Tappo 3. Sì. Rise, incubo risvegliato. Cosa fa? 3-3 all'inizio della mia sottofase finale. Posso sacrificare un artefatto, una creatura, un incantesimo, un planeswalker o una terra. Se lo faccio, ogni avversario può sacrificare un permanente che condivide un tipo di carta con quel permanente. Ogni avversario che non lo fa. No, per ogni avversario che non lo fa, quel giocatore perde 2 punti vita e tu peschi una carta. Ok, Vai. non fai niente? No, non posso più fare Non puoi niente. sacrificare qualcosa? Ah no, Non dici. ho voglia di sacrificare delle terre. Potevi sacrificare una terra, così non andavo più avanti. Infatti, questa non è No, non eri una terra. obbligato, eh. Non ero Perdevi due obbligato, vite e chi lo sa? pescavo. Chi lo sa? Però Ah, non voglio farti pescare, magari. è giusto. Insomma, qua ho poche cose. Tappo 3, gioco un artefatto.
che è lo sputaghiande. Gli artefatti di controllo sono cibi, quindi questo è un cibo, quindi entra che è un cibo. Eh sì. Quindi questo si becca un altro segnino più uno più uno. Esattamente. Diventa un 4-4. E questo dice: all'inizio del mantenimento posso sacrificare una pedina. Se lo faccio, metto un segno ghianda sullo sputaghiande. Gli scoiattoli che controllo prendono più uno più uno, prendo un segnino ghianda sullo sputaghiande. Tappa un verde, tappa che una pedina, creatura scoiattolo 1-1 verde. Però non avendo mana, non si può fare altro. Io ti attaccherò con un 4-4 travolgente. 4-4, poi neanche in Costituzione con questo? Più 1 più 1. Questo dà più 1 più 1 per ogni creatura con No, forza cos'è base 1-1 4? che prendo. 4. E passo. Così poi tu puoi attaccarmi con Stato. 3. Fresco. Montagna. Oh cacchio, alla quarta terra. Quindi adesso entra il comandante. Molto probabilmente. No. 3 danni. Tra danni 1, 2, passo. 3. Ok, quindi usi in risposta per spaccarmelo. Va bene. Esattamente, esattamente. Va Sono lui il bene. comandante, vediamo cosa giochi, non lo so, ci penso. Ah, se non viene sulla quarta terra, il comandante non entra. Quindi è difficile. Tanto costa 4, questo non lo si può giocare. Ok, l'unica roba che posso giocare è questa. Mi faccio un danno, attingo nero e gioco il barcollante rintanato. Buono. Dice: quando muore, creo X pedine creatura scoiattolo 1 verde tappate, dove X è la forza del barcollante rinato. Prendo più uno per ogni creatura con forza. Questo prendo un altro più uno più uno per cui la forza base 1-1. Sì. Tappo verde, tappo, creo uno scoiattolo 1-1. Sì. Quindi è entrato uno scoiattolo 1-1, Prendi metto un un più uno altro più uno segnalino su di e lui si e potenzia perché si hai tre potenzia di creature. un'altra Il 3 è un 7. dichiaro la fase di combat. Sì. Dichiaro questo come attaccante. Dichiaro. Ok, puoi fare le tue Non dichiaro risposte. bloccanti. Prima dei danni farò una bellissima sentenza sospesa. Costo 4 instant, distruggi una creatura avversario controllata da un avversario, quel giocatore perde 3 vite. 2, 3. Esilia la sentenza sospesa con 3 segnalini tempo su di essa. È una delle carte più forti che ci sono, cioè. La carta più forte della storia di Magic. Lasciate un mi piace per questa carta. Questa qui era tappata comunque. Io ho perso. Passo. Non lo so. Non ho la quarta terra, Via un non posso fare segnalino altre tempo. cose. Tu mi spacchi tutte le mie creaturine tra un po'. Infermeria della strega. Aggiungi il colore, tappando 2, tappa da un comandante a legame vitale fino a fine turno. 5, Sir Conrad, ogni volta una Mamma creatura cara. muore, una carta creatura viene messa in un cimitero da una zona diversa del campo di battaglia, una carta creatura lascia il tuo cimitero, Conrad fa un danno ogni avversario. Attacco con Bryce. Prenderò altri tre, mi stai già Passo. uccidendo. Allora, mantenimento. Sacrifico uno scoiattolo. Questo si becca un segnalino ghianda. Quindi tu perdi un danno. Pesco di turno e la terra non c'è. La terra non ci sta. Niente, io ci provo. Tappo, mi faccio un danno. Ti distruggo questo permanente e tutti gli altri permanenti con lo stesso nome. Esatto, ci lascia il Sir Conrad. E ti attaccherò con un misero 1-1. Passo. Stacco, mantenimento, tolgo un segnalino tempo, pesco, tempio della Dea Fasulla. 4, 1, 2, 3, 4, tappo 4, gioco Vaigabot. E poi potrei tappare anche. No, non posso perché non ho abbastanza colori. Quindi ti picchio solo con Bribe. 1, 2, 3. Passo. Stappo. Pesco.
non una normale terra, la distesa terra morfica. Non poteva darmi una terra subito, no? Mai dare le terre subito. Che due scatole. E tanto dopo mi attacchi col volante. Allora. Tapperò due. L'equipaggio la spada a lui. 2-2. 2-2, esatto. Tappo. Cerco una bella palude base che entrerà tappata. E adesso non trovo neanche ola. Dopodiché ti attacco con il 2-2. Prendo 2. Passo. Stappo. Mantenimento si lancia la sentenza sospesa che distrugge il barcollante e perdi 3 vite. Sì. Io per effetto del barcollante creo X spedine scoiattolo. Fare la sua forza. Veri tappate dove X è la forza, quindi 2. 2 pedini tappati. Fisco. 1-1. Palude. Questo resta in campo. Poi tappo 3, c'ho un mana in colore in pool. Dopo la maschera di Griselbrand. Poi con quello in pool la maschera è il terzo, l'equipaggio a Vaigavot. Volare e legame vitale. Sono cacchi amari. Picchio. Quanti sono? 4 danni volanti da comandante 1, con 3, legame 4. vitale. 2, 3, 4. Vai in Vado in end e sacrifico una terra grazie a Byrd. Tu puoi sacrificare una No, non terra, sacrifico niente, tu perdo perdi 2 due vite e pesco una carta. vite. Tappo, in realtà tappo questo, faccio un altro scoiattolo. Beh, 3. No, perché questo scoiattolo utilizzerà la spada degli esili. Ho finito gli scoiattoli? Cioè il mazzo Sì. scoiattolo. Ah, eccolo qua. Dice: ogni volta un criceto topo ratto o scoiattolo che controllo entra, può assegnare la spada di esile a quella creatura. E questa se la assegna a se stesso. Stappo, pesco. Insomma, 4 terre sono fin troppe per questo mazzo, in effetti. Ormai è tutto perso, quindi Il vantaggio è stato netto. non pescare Non pescare terre. terre non ha aiutato, sicuramente. Io invece ne ho visto una bella serie e le ho giocate tutte. Ho giocato tutte le terre, in realtà non le ho giocate tutte perché ne ho ancora parecchie. Non so se giocare il comandante. Il comandante dice: tappa, paga 2 vite, tappa X pedine, stappate di controllo, aggiungi X mana per seconda di colori. Quindi mi sarebbe utile per fare un po' di mana ora che ho 4 mana per lanciarlo. Però tu hai Esatto. sicuramente la risposta per spaccarmelo. Inizio tua fase finale, crea una pedina che è una copia di una pedina avversaria di controllo. Se quella pedina è uno scoiattolo, invece crea 2 pedine. Insomma, sarebbe già utile metterlo giù. Il problema è che quello che ho in mano è inutile, barra costa più di 4, quindi non posso giocarlo e io gioco il mio comandante. Ah, i miei scoiattoli Prendono più uno. prendono più uno, grazie a questo. Quindi io ti attaccherò Con con il mio 1, 2, stupidissimo 3, con 4, scoiattolo 4, 5, 5. 5-5. 1, 2, 3, 4, 5. A fine turno, Fine turno, due creo due scoiattoli. scoiattoli, questo va a 4. Diventa grosso, amico Frizzali. Sì, diventa grosso. Stacco, pesco, Questo va a 2, ricordati va a che c'è 2, anche questo sì. spacchino che ogni 3 turni torna. Tranquil, tranquil, Tranquillo. amigos. Tanto non ci arrivo fra 2 turni, mi sa. Allora, per prima cosa attaccherò con Distruggiamo. Vaigavoth 4 4, pizze in 1, 2, faccia 3, 4, 1, 2, 3, 4. e ci ricarichiamo di vite. Poi, siccome sono un essere generoso Ma insomma, e arrogante, quello sicuro. sono generoso e arrogante,
Vediamo se la mia arroganza ti premia. Farò un Chaos Warp su Nocciola. Ciao, de Chaos Warp. Quindi tu rimescoli il Grimorio. Tanto è una terra. Cose utili non entrano, Lori. Non ho mai avuto fortuna. Se è un permanente lo metti in campo. Guarda, la mia arroganza che può premiare. Sarà una terra. Perché qua le ho viste fino adesso e adesso qua diamo lo spettacolo. Siamo qua per lo spettacolo, non siamo qua per vincere. Io non ho mai avuto fortuna con quella carta. Tu invece con quella carta hai avuto la fortuna di... Non mi ricordo. Mi sembra di rimettere in campo qualcosa di grosso. Può essere. E molto molto utile. Ma può essere. No, no, senza può essere. Mi ricordo una cosa che sono rimasto io e ho detto no, non è possibile. Io ho solo terre con questa roba qua. Facciamo che non sarà dettato dal mio fatto. Taglia il mazzo. Quindi non ti prendi la responsabilità. No, 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 me la prendo. E adesso vediamo, gira la te perché non voglio toccare la cima adesso. Toschi! Oh, bravo! Scoiattolone! Meno male, un Toschi. Lo scrittore indistruttibile, tra l'altro. Che quando entra... Fa triggerare. Potrei mettergli l'artefatto equipaggiamento. Questo non può essere indistruttibile. Mi commette il suo fare, quando un giocatore controlla, quando commette un giocatore pesca una carta. Ma io glielo do... Ma sì, glielo do a Toschi. Non è male. Glielo do a Toschi. Travolge Toschi. No, eh. Non travolge. Non travolge? Non travolge. Non gli dà travolgere con i? No, prende più uno, prende il giocatore controlla con forza di posizione base 1 e basta. Non dà a travolgere. Però 5. Distruggi i Toschi. No, peggio. Esili i Toschi. No, peggio. Istigatore sfrontato. Cosa fa? Toschi deve attaccare in ogni combattimento. Beh, lui lo fa già. Punto. No, Toschi deve attaccare. Infatti. L'istigatore cosa fa? È indistruttibile pure lui. E ogni qualvolta gli viene inflitto danno e si sono tanti danni a un avversario. Immagino. Ho perso se non riesco a distruggertelo. Passo in end. In end facciamo che sacrifichiamo niente, dai. Io sacrifico uno di questi, li metto su uno. Va bene. Stappo. Pesco una terra, molto utile. Allora... Ok, questo potrebbe... Vabbè, perdo lo stesso, eh? Tappo 5, gioco questo guerriero scoiattolo, la combriccola della ghianda. 5-5, minacciare, travolgere e raggiungere. Allora, gli scoiattoli che controllo hanno tappa, uno scoiattolo bersaglio prende +2/+2 e a travolgere fino a fine turno, attiva solo come una stregoneria. Ogni volta uno o più scoiattoli che controllo infliggono danno da combattimento a un giocatore, pesco una carta. Quindi mi bypassi l'istigatore col travolgere, eh? Sì, ma mi becco comunque i miliardi di danni. No, un danno perché travolge. Ah, travolge fa un danno letale qua che te lo riflette, gli altri vengono allora perfetto. Lui. Perfettissimo, io le tappo, basi, signori. Tappo 4 scoiattoli che danno tutti un +2/+2 a Toschi, quindi si becca 2, 4, 6, 8 e travolgere. Prendi più 8 più 8 e travolgere. Più 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13. 14-15. È un 15-15. 15-15 attacca. Vabbè, lo paro con l'istigatore. Mi becco un danno. Passano 14. Sì, 1, io 2, pesco 3, una 4, carta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Io. Però mi pesco una carta anche per Toschi. Ogni volta una creatura controlla, sì. Pesco due carte, grazie Toschi. Metto un più uno qua e pesco una carta grazie a Valgavot. E hai vinto. No, forse no. No, non lo so, boh. Io non posso fare altro, quindi passerò semplicemente. Sì, forse ho vinto. Ho vinto perché adesso, perché il travolgere funziona in combattimento. Sì. Con l'istigatore invece in lotta si infliggono a vicenda la forza. E quindi... Sì, perché non c'è un bersaglio dietro la... che deve difendere. Quindi... Esatto, quindi con l'istigatore... Quindi adesso è un... 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 è un 8. Sono 8 danni sparati in faccia con l'istigatore. Vai a 3 e poi
Parroco raggiungere 5-5. Ok, però si schiantano entrambi. No, lui è un 5-5. Lui è un 5-5. Ok, ah, mossa. Si spiacchiano entrambi. Anzi, questo qui è più, è un 5-6-7. È un 7-7. Si spacca solo il tuo, quindi. No, si spacca solo il tuo. Solo il mio. Allora, ah, vedete che sono stato un pollo alla fine. Pollo, vediamo se riesco a fregarti. Non credo proprio. Quando muore, puoi pagare X punti vita, 2X la sua forza, se lo fai pesca X carte. Paghi 5 vite, tanto 5 vite le rifai, perché ha legame vitale. Ne paghi 5 per pescare 5 e trovare qualcos'altro, sì, che hai 6 mana. Faccio così, pesco 5, 1, 2, 3, 4, 5. Trovare qualcosa che mi fa 3 danni. No, beh, un danno ce l'ho qua. Se controlli due o più permanenti neri, questo qui tappandole, tappando 3, mm-hmm, faccio un danno a ogni avversario e sono due danni. E sono due danni. Ah, gioco la teschia. La teschia, la vetta del teschio di drago. Mm-hmm. Poi, se facciamo con uno, ci mettiamo anche un anello solare. Quindi, non so, devi saperlo te. Questi sono tre. Questi sono 3 e 1. Questo sono un nero e quello. C'è la torre di comando e la vetta. Puoi vincere? No, adesso no, però faccio così. Sì. Faccio nutrire lo sciame, distruggo lui. Perdo punti vita pari al valore di mana di quel permanente. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vado in end, mm-hmm, sacrifico sacrifico una terra, mm-hmm, tu sacrifichi una terra o perdi due vite e mi fai pescare? Sacrifico una terra. Addio, ma sono stato un pollastro, vedi, è andata bene. Vado. Allora, il mantenimento. Lui non ha più travolgere adesso. Esatto, non ha più travolgere. Mantenimento, non so se sacrificarmi uno scoiattolino o no. Sì, sacrifico uno scoiattolino. Beh, sacrifichiamo questo scoiattolino e questo va a 3. Stappo. Pesco. Non dovevo sacrificarmi una terra. Avresti perso se non sacrificavi. Perché? Perché faceva due danni. Eh sì, qui te ne faccio uno, qui uno. Tu, ah, come se fossi a una vita adesso. Ok. Col mana stappato che ho. Il problema è che non ho abbastanza mana per fare quello che devo fare. No, non ci riesco. Perché questo costa 5 e io adesso ho 4 mana. Io c'ho anche l'istigatore, ma sono stupido. Vabbè. Insomma, appena fai qualcosa che non hai più quando utilizzi la priorità, probabilmente vinco, perché Toschi è uno adesso. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Che brutto non pescare le terre quando servono. Abbiamo allungata. Ma sì, ormai ho perso, cioè non posso più lanciare. La prima cosa che fai in risposta, faccio lottare l'istigatore con Toschi. Io ho perso, basta. Hai perso. Vagabot, hai fatto. No, Valgavot, le terre hanno fatto. Valgavot si è mangiato il fantabosco degli scoiattoli. Sarebbero state più dure da mangiare se avessero pescato delle terre. Scorpacciata di Cipe Chop. Hai mangiato le castagne del l'antico bosco. L'antico demone. Niente, signori, questa Battle of Precon se la porta a casa Valgavot, comandante molto molesto, che ha spaccato tutto. Ma Dio, anche Nocciola è molto molesto. Anche Nocciola è molto molesto, però. Se vede le terre per entrare. Ha visto le terre per molestare i demoni antichi. Niente, signori. Se volete vedere qualche altra sfida, se volete suggerirci
delle belle partite, accettiamo consigli in descrizione. Di mazzi che abbiamo ancora. Di mazzi che abbiamo tantissimi. Ne abbiamo tanti, ne ma abbiamo alcuni non li abbiamo più. Alcuni non li abbiamo più, alcuni li abbiamo venduti sul gruppo Telegram. Però, se possiamo, vediamo di portarvi qualche sfida succulenta. Se ci date delle idee belle, qua Nocciola e Vagabond. Potremmo fare una lista di mazzi che abbiamo. Magari potremmo chiederlo, entrate anche nel gruppo Telegram se non ci siete, dove magari facciamo qualche sondaggio di qualche sfida. Bene, direi che per oggi, dopo questa vittoria schiacciante, dall'antimeta è tutto. Al prossimo video.